Luca Tomassetti, coach della Multicoppia Perugia, che continua ad essere seconda, però se vogliamo mettere un po' il dito nella piaga non convince. Stasera insomma il gioco è mancato. È vero che avete le scusanti di qualche assenza come Pirchio oltre che Catalucci, quindi i due posti 4 erano non quelli partiti titolari nel campionato, però insomma questo gioco stenta un po' ad arrivare. Stenta a decollare. Se vogliamo diciamo trovare un problema dall'assenza di Martina, è solo il fatto che è stata improvvisa e non ci ha consentito di provare la squadra che ha giocato in settimana, ma noi non siamo abituati a prenderci scuse di questo tipo, le ragazze lo sanno. Del resto, tu hai visto la partita, Erika Pascolini che ha sostituito Martina l'ha sostituita in modo egregio, è stata bravissima e probabilmente ha anche un pochino trascinato le compagne con l'esempio del suo atteggiamento. Il problema è che ci stiamo allenando poco e male da diverso tempo e questo si trasmette ovviamente nel gioco. Oggi c'è stato una nostra superiorità in alcuni fondamentali che ci ha consentito di vincere agevolmente, in alcuni, probabilmente solo in battuta. Per il resto abbiamo sofferto perché abbiamo trovato una squadra che difende tanto, che ributta il pallone tanto, spesso e bene, e non abbiamo saputo trovare le chiavi del gioco che avremmo voluto. In ogni caso non voglio far la parte di quello che piange insomma in queste situazioni. Si è vinto 3-1, abbiamo rifatto 3 punti, quindi bene così, andiamo avanti. Oggi sicuramente sfruttate lo scontro al vertice tra San Feliciano ed Orvieto, vi avvantaggiate con questa vittoria sulla piazza playoff, su un antagonista della sezione playoff. Terni ormai è irraggiungibile quasi da nessuna delle contendenti, però per la post season c'è sicuramente una Multicoppia che è pronta a farsi valere. Allora, la nuova classifica post ritiro Arts ci ha penalizzato probabilmente più di altri. In questo momento la Ternana, anche se ha una partita in più, è a 9 punti. Penso irraggiungibile anche perché l'Arts manca negli scontri diretti, quindi sarà difficilissimo. San Feliciano è la nostra antagonista principale, secondo me, semplicemente anche solo pensando che Orvieto ha una gara in più e quindi deve fare un turno di riposo. In ogni caso noi abbiamo come obiettivo forte, fortissimo, e vogliamo in tutti i modi arrivare a questa post season, e visto che stiamo attraversando un momento no adesso, speriamo tanto di arrivarci ritornati un pochino sulla cresta dell'onda, quindi sicuramente faremo di tutto per essere protagonisti. Adesso aspettiamo le prossime due gare che sono determinanti per provare a staccare di nuovo, c'è un Gubbio, un Orvieto Gubbio la prossima giornata, quindi proviamo un attimino a vedere come si muove questa classifica e poi ne riparliamo, va bene? È tutto da Pianeta Volley.